Insieme a noi il direttore generale della formazione giallorossa, l'avvocato Pelle. Avvocato, buonasera, ben trovato. Ciao Emilio, buonasera a te, a tutti i radiospettatori, buonasera. Dunque, avvocato, ironia della sorte verrebbe da dire, perché il San Luca, tra virgolette, perde la testa, in quanto oggi ha giocato un'inseguitrice e domani il San Luca non giocherà. Quindi, come dire, c'è una situazione quasi nuova che vi vedrà poi di nuovo scendere in campo la prossima settimana. Ben venga Emilio. Le novità sono sempre ben accette, quindi l'importante è che dalla novità nasca qualche strano in più, qualche maggior volontà di fare bene. Quindi diciamo che la cosa non ci rappassiva in nessun modo. È chiaro che è un'evenienza fisiologica, perché abbiamo sempre parlato di un campionato equilibratissimo, di tantissime squadre forti, ben messe e ben gestite, quindi non è una novità che il Sestale sia infestata classifica, anzi ci mancherebbe altro. Bari esprime un bel gioco, una bella squadra, io ancora non l'ho vista mai personalmente, quindi se i risultati rispecchiano quello che è effettivamente il Sestale, onore a Sestale, ci mancherebbe altro. Il San Luca, che era atteso dalla sfida contro il San Biase, che non si disputerà appunto per questa allerta rossa, scelta di buon senso, l'abbiamo già detto, un San Biase che si sarebbe presentato anche con la voglia di rivalsa dopo aver subito 5 gol la settimana scorsa, quindi forse sotto questo aspetto, ora a parte la battuta sulla testa persa, non tutto il male viene per nuocere, nel senso che magari poi quando ci sarà il recupero i giallorossi di Fanello saranno meno arrabbiati. Sì, sì, ma indipendentemente da quello, guarda, per noi onestamente il rinvio della gara è positiva, perché veniamo da un periodo in cui giochiamo 2 volte a settimana, quindi si accetta di buon grado questa decisione e si fa di necessità virtù, perché effettivamente forse fa bene anche tenere un po' il fiato. Certo. Poi non dimentichiamo che c'è anche Capitan Carbone che dovrebbe rientrare, quindi ben venga, dai. E allora, avvocato, io in settimana ho assistito all'ottima prova del San Luca contro il Locri in semifinale, parlando con qualche tifoso mi è stata fatta la domanda: ma secondo te il San Luca può mettere mano al campionato? E qualcun altro ha risposto: veramente, essendo in testa, ce l'abbiamo già messa. Ora faccio una considerazione ad alta voce con lei. Il primo posto in campionato per numero di gare disputate, ecco, mettiamola così, la semifinale di Coppa Italia con un piede già alla finale, una comunicazione che viene curata al dettaglio, e per comunicazione intendo magari anche il kit da dopogara che mettono i ragazzi, quello che fa Valentino Costanzo, che saluto. Ecco, è un San Luca che programma e che evidentemente punta a salire un ulteriore gradino. Allora la mia domanda è: quali altri dettagli servono a San Luca e al San Luca per essere pienamente pronto a compiere quest'ultimo passo? Guarda Emilio, noi effettivamente da 3 anni che lavoriamo su una programmazione di base con determinati obiettivi. Non siamo partiti tipo armata Brancaleone, anche se l'Ips sembrava, perché per carenza di giocatori, ti ricordi il primo anno in promozione. Bravo, bravo, bravo. Però al di là del parco giocatori, la nostra struttura societaria era già ben predisposta per categorie superiori, tant'è che effettivamente lo stiamo dimostrando. È chiaro che è merito di tutti, perché si lavora, come dice sempre il Presidente, 7 giorni a settimana. Siamo strutturati in modo tale, secondo me, anche da poter affrontare una Serie D, guarda, indipendentemente dalle false ipocrisie, perché io sono ultra convinto che per fare bene anche nel calcio dilettantistico bisogna avere delle strutture societarie adeguate, come se fossimo effettivamente delle società, delle SRL, delle SPA, via dicendo. Non lo siamo, però bisogna avere ciascuno il proprio compito, sapere dove si vuole arrivare, sapere avere un bilancio di previsione e via dicendo. Cioè, se si ragiona così, secondo me si può sopperire a quelle che sono le lacune del calcio dilettantistico, senza essere meteore del calcio dilettantistico, come tu ben sai, tante squadre con un padre padrone presidente che magari fanno exploit spaventati e poi si ritrovano a, come si dice, con difficoltà enormi, no? Noi cerchiamo di stare con i piedi per terra, ci programmiamo in base alla possibilità, facciamo il passo. Per quanto riguarda il discorso delle cose che ci manca una cosa, ci manca l'esperienza e l'equilibrio mentale per sostenere determinate situazioni, perché siamo giovani, siamo
per quanto mi riguarda mi affaccio a queste situazioni da 2 anni, quindi come tanti dirigenti non siamo ancora esperti come i vecchi lupi di mare, ma però cercheremo di apprendere anche questo, dai. Tra l'altro c'è anche una bella struttura, oltre alla struttura societaria, parlo dello stadio che è uno dei fiori all'occhiello di San Luca, la dimostrazione che anche i commissari possono fare qualcosa di buono. Forse il problema dello stadio Corrado Alvaro è il terreno, perché venendo troppo stressato, è un terreno innaturale che tra l'altro io tipo lo dissi al presidente del Castrovilla di Agostini, il terreno innaturale è sempre preferibile, ecco, allora cosa si può fare per salvaguardare magari questo terreno, o se c'è in mente qualcosa rispetto alla struttura sportiva per praticare lo sport, ecco. Allora Emilio, come sempre hai colto il segno, da grande stratega che sei dal punto di vista giornalistico. Grazie. Noi siamo ultra contenti di aver avuto questo campo sportivo, perché rapportandoci a realtà tipo altri paesi vicini, vi dicendo che magari non ce l'hanno, e siamo stati veramente fortunati. Però la problematica è la seguente: il campo non è solo per la prima squadra, il campo dovrebbe essere per l'intera collettività che vorrebbe usufruirne. Mi riferisco alla collettività sportiva, il settore giovanile e via dicendo. È un campo in erba sintetica, ecco che lì sorge il dubbio emletico: qual è, sintetica o erba naturale? L'erba naturale è più bella naturalmente per giocare domenica, ma per gli allenamenti e per lo sfruttamento settimanale del manto ci vorrebbe un campo sintetico, è chiaro, perché permetterebbe a tutti i settori di giocare H24 come succede sull'Opri, no? Certo. Ecco, quindi noi non ci lamentiamo dell'erba naturale, ma perché è un miracolo averlo. Però è chiaro che se vuoi strutturarti e puntare a una Serie D devi avere un campo da utilizzare tutti i giorni, no? Perché l'erba naturale purtroppo non basta. Certo, quindi ecco, diciamo, forse se dobbiamo proprio trovare un neo, tra virgolette, magari è il miglioramento della struttura, posto che poi, come diceva bene l'avvocato, rispetto a tante realtà che ci sono qui, io penso, per non andare troppo lontano, alle difficoltà dell'Africo, che da parecchio tempo è costretto ad andare a Bianco del Gioiosa Ionica, che è un'altra squadra che deve andare in giro particolarmente. Va bene, avvocato, grazie per essere stato qui con noi. Non ho fatto la domanda sul mercato, perché ancora magari è presto, però immagino che qualcosa la farete. Beh, guarda, sicuramente ci muoveremo per stare al passo con gli altri. È chiaro che se vogliamo puntare alla Serie D dobbiamo anche essere obiettivi e guardare il mercato a dicembre, ci mancherebbe altro. Anche se non ci lamentiamo, perché la rosa, guarda, per quello che ha fatto, tu stesso l'hai detto, semifinale di Coppa Italia e testa della classifica, temporaneo secondo posto, quindi. Però se vogliamo, sono realtà economicamente molto più potenti di noi, che faranno passi da gigante a dicembre, quindi noi quantomeno dovremo stare attenti e guardarci alle spalle, capito? Avvocato, grazie, alla prossima.